Questa sera verranno presentate 11 opere di 11 autori, giovani compositori che in queste ultime tre settimane hanno seguito il corso quest'anno dedicato al teatro musicale, un vero e proprio laboratorio su come si costruisce un'opera oggi. Il soggetto di queste 11 opere è per tutti lo stesso, la banca, il luogo, lo spazio della banca. Cosa rappresenta oggi la banca nel nostro immaginario e nella nostra drammatica realtà? Quindi la banca è la prima donna, la Madame Butterfly, di queste 11 opere che avranno ognuna una soluzione diversa. Mi chiamo Alberto Rampani e sono nato a Milano, dove ancora attualmente vivo. Ho iniziato gli studi musicali molto giovane, prima studi di pianoforte e più tardi, diciamo, composizione, studi compiuti alla Scuola Civica di Milano e terminati al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Sono già venuto come uditore a sentire le lezioni del maestro Rampanella e 2 anni fa al corso di composizione di musica per film. È stata una buona esperienza, soprattutto per le conoscenze, diciamo, che si sono poi instaurate tra i partecipanti, che hanno messo in luce una grande eterogeneità di approcci sia estetici che tecnologici proprio al mestiere. Via, gol, operazione effettuata con successo. L'opera a cui ho lavorato in questi 15 giorni si intitola La moneta vivente. E il testo è stato frutto di una riflessione tra me sostanzialmente e la librettista, che è Margherita Pascucci, di formazione principalmente filosofica. E il nostro obiettivo è stato quello di porre al centro, diciamo, di questa piccola, di questo mini dramma, il rapporto che si è instaurato e che si instaura comunque sempre tra un cliente di una bancomat che si trova a relazionarsi, diciamo così, con un bancomat o comunque con una macchina. Abbiamo deciso di rovesciare questi due ruoli, e cioè di presentare un cliente che interagisce con la macchina in maniera molto meccanica e automatica, e d'altro canto di lasciare che il bancomat gli rispondesse con un atteggiamento molto più umano. Sostanzialmente quella dimensione umana dell'agire che il cliente ha dimenticato. E vedremo che al termine di questa piccola opera i due ruoli si saranno invertiti, cioè in un certo senso la macchina, che fungeva da sua coscienza, sarà riuscito a fargli recuperare questi valori, diciamo così, autentici che aveva smarrito.
Se devo dire la verità, non ci sono state tante difficoltà a stare dentro i 7 minuti, ma piuttosto a coprirli questi 7 minuti, tant'è che il lavoro in sé è più breve di questa durata massima che ci era stata assegnata. Probabilmente perché comunque, avendo lavorato con un librettista che ha una formazione principalmente filosofica, siamo partiti da un testo che poco a poco è stato sempre più essenzializzato, e quindi sono state sfrondate, diciamo, tutte quelle frasi che tutto sommato non avevano un ruolo veramente fondamentale per comprendere la vicenda. Ho lavorato con Alberto Rampani e ho scritto per lui La moneta vivente. Alberto aveva un'idea e dalla sua idea io ho preso spunto da un testo di Pierre Klossowski che si chiama La moneta vivente, e ho cercato di coniugare l'idea di Alberto al concetto di denaro che era nella moneta vivente, e quindi è nato il libretto. Abbiamo due personaggi, il bancomat che è il soprano e il cliente che è l'attore, e l'idea è di un incrocio di modalità. Inizialmente il cliente ha assunto talmente tanto la logica del denaro che parla in maniera macchinica e vuole il denaro, mentre invece la macchina, il bancomat, la soprano, è il suo desiderio represso, e con questo volevamo esprimere l'idea del simulacro che sia nel desiderio che nel denaro. Solo che in questo loro dialogo non si capiscono e piano piano si scambiano le parti. La macchina torna a essere macchina e il cliente capisce sempre più che lui è preso dalla logica del denaro e quindi capisce che è in una, diciamo così, ontologia della colpa. Senti, mi diceva il maestro Bennici che danno molto fastidio in sala le lampade queste qui. Sì. Ah, io pensavo che fosse la tua, tu ce l'hai dall'alto invece. Sì. Dovremmo cercare violino e violoncello. Mascherare qui dietro. Di altezze c'è, insomma, anche perché l'hai scritta così. Sì. Soddisfatto? Sì, insomma. Va bene, va bene. Comunque, se vogliamo risentirle poi le corde preparate, o vogliamo... O lasciarlo così, è chiaro che respira di più, la sonorità è migliore. Io non so, però, fra avere il coperchio aperto, rivolto in là, o avere tutto aperto, cosa cambia? Perché diciamo, quando è tutto aperto così... Adesso, che riprendiamo, possiamo provare in alcuni lavori a suonare leggermente, sì, poco. Ora in questo qui davvero c'era il baritono. E magari adesso mi sposto, lo sento anche in varie posizioni. E così magari va bene. Il mio incontro con il maestro Battistelli è stata un'esperienza umanamente e professionalmente molto toccante, direi commovente, perché conoscevo il suo nome, qualche sua opera, ma non avevo mai conosciuto lui e non avevo mai lavorato con lui. E devo dire che, oltre alla sua genialità, lavorare con lui crea proprio, è come se immettesse in un mondo nuovo, che non ha solo a che vedere con la musica o con l'idea della musica o con la scrittura, il teatro, è proprio un modo anche di vivere, e tutti insieme credo che abbiamo vissuto queste 3 settimane con questa modalità estremamente attenta, discreta, a tratti anche invisibile, ma che crea proprio quasi un'armonia di vita, ecco. La mia conoscenza con il maestro Battistelli è iniziata proprio dallo studio delle sue partiture, che sono state appunto oggetto di analisi durante il corso dei miei studi musicali. E poi da lì è iniziato appunto l'interesse per approfondire un po' le sue opere sul linguaggio, e c'è stata occasione di realizzare una breve tesi sempre in conservatorio, e quindi per questo motivo ho poi avuto occasione proprio di contattarlo personalmente e di quindi conoscerlo un po' meglio.
La decisione di partecipare a questo corso è venuta soprattutto in ragione dell'interesse per la sua musica, per il suo approccio alla musica che in un certo senso è abbastanza eccentrico rispetto a quello che la musica contemporanea oggi è nell'immaginario delle persone comuni, ma anche direi degli addetti ai lavori. E sentite come sono differenziati gli sguardi di ciascuno di loro, gli ascolti. Bella bellissima. Particolare, idea. È un laboratorio che funziona. Sono bravi ragazzi. Loro. Hanno un'esperienza. Cioè, una lettura in 4 giorni, 11 composizioni. Come sentite il rapporto tra le percussioni e il pianoforte? In generale le dinamiche sono abbastanza equilibrate. Più forte al percussionista? Ma il mio compositore preferito, diciamo, è una domanda che mi mette un po' in difficoltà perché in realtà sarebbe un po' complesso, purtroppo ambizioso, sperare di poter rispondere con un solo nome. Ecco. Potrei fare qualche nome, da Stravinsky, Ligeti, Stockhausen, comunque diciamo con figure che hanno senz'altro lasciato un'eredità molto, molto importante e imprescindibile. Al di fuori della musica classica non ho grandi conoscenze perché fondamentalmente non sono mai stato abituato ad ascoltarne molta, quindi adesso non saprei dare una risposta. Diciamo che sto cercando di recuperare il terreno, ecco, che fino ad ora non avevo ancora esplorato. Credo che l'esempio massimo di opera per il teatro sotto tutti gli aspetti sia la tetralogia wagneriana. Il mio strumento musicale preferito direi il pianoforte, anche perché è comunque stato la mia prima conoscenza, diciamo, il primo strumento veramente di conoscenza della musica. I miei film preferiti ruotano attorno alla figura del grande Stanley Kubrick. Sarei tentato di dire 2001 Odissea nello spazio, però senz'altro ce ne sono altri che non si possono che definire capolavori, come Barry Lyndon, eccetera. Conferma. Perché li vuoi? Una strana combinazione di numeri, soltanto tuoi. 2, 5, 8. Conferma. Non arrabbiarti, fai piano. Quale ne è la causa? Perché li vuoi? Nuova operazione. Importo. 2, 5, 8. Confermo. Desideri un gioiello, un cappello, un mantello? Ho proprio di qualcosa che ti non signore vuoi. Operazione valuta. Importo 2, 5, 8.
confermo. Solo per qualcuno? Aliusi. In valuta odierna, corrispondenti a CAD 320552, US 316080. Con inflazione crescente, concorrenza fiscale, fuga di capitale. O non li usi affatto, li lasci intoccati per sognar Gesù. Stabilizzare i tassi di interesse in titoli di Stato dei governi in crisi. Operazione effettuata con successo.